Come sempre, Marisa Falli, che è Arcangelo Badolati, capo servizi della Gazzetta del Salve. Sud, sono qui con voi a tenervi compagnia, ma soprattutto a cercare di approfondire i fatti di cronaca che si sono verificati nei giorni scorsi, cercare di dare una lettura il più obiettiva possibile e anche farvi capire meglio le dinamiche di certi fatti criminali. Apriamo questa puntata di Nera di Calabria con l'operazione Predator che è scattata a Cosenza, operazione congiunta di carabinieri e polizia coordinata dalla Procura di Cosenza. Allora, sono state arrestate 7 persone, diciamo che la base operativa di questa gang, questa banda era il centro storico. Le accuse sono quelle di furto, furto in appartamenti, furto in esercizi commerciali, furto nelle scuole. Insomma, questa è un'operazione che pone attenzione a quei reati definiti predatori, che possono sembrare anche minori rispetto all'emergenza 'ndrangheta che abbiamo in Calabria, ma che in effetti sono quelli che riguardano più da vicino i cittadini. Perché sapete tutti voi che Cosenza, Hinterland e tutta la provincia, i piccoli centri sono veramente assaltati da malviventi, piccoli delinquenti, non solo per lo spaccio della droga, ma soprattutto per i furti, furti che avvengono di giorno, furti che avvengono con le persone dentro. È una emergenza che non va sottovalutata e che dà l'indice della percezione della sicurezza, per cui queste operazioni vanno proprio nella direzione di tranquillizzare i cittadini, Arcangelo. Sì, sono state applicate tra l'altro misure cautelari in 6 casi su 7 in carcere per una ragione che è stata spiegata dai procuratori Mario Spagnolo e Marisa Vanzini. La ragione è questa, siccome alcuni erano più volte recidivi, nel senso venivano assegnati agli arresti domiciliari e poi evadevano, e quindi era inutile rimandarli ai domiciliari, quindi si è scelta la strada più dura, la misura cautelare più importante, che è quella del carcere. Tenerli lontani dalla strada. Gli episodi riguardano piccole cose ma significative, irruzioni negli uffici dell'ASP, irruzioni nelle scuole per rubare materiale informatico, irruzione nella sede di alcuni sindacati, insomma era una gang che operava da tempo nel capoluogo Abruzio. Questo, come dire, impressionava la popolazione ma anche gli inquirenti, anche perché molte volte alcuni di questi presi in flagranza di reato poi venivano rilasciati, Certo, facevano no, l'udienza anche per perché adesso direttissima. sta flagranza di reato, Arcangelo, è stata un po' depotenziata, sentivo l'altro giorno, perché se l'esponente delle forze dell'ordine non vede materialmente il reato che si sta consumando, non può essere contestato. Insomma, poi in genere per questo tipo di reati le pene non sono eccessive, si finisce poche volte in carcere, si sconta davvero in pochi casi la pena, però diciamo che sono quelle cose che veramente allarmano i cittadini, perché pensiamo a tutti i furti in abitazione, Arcangelo, quante volte si è rischiata la tragedia perché magari i proprietari, spesso anziani, erano in casa. Non solo, ma pensate pure al disagio che provoca il furto, non so, di un computer in un ufficio pubblico, dove Infatti, appunto sono contenuti nelle scuole. dati, appunto Già nelle magari scuole, hanno addirittura nelle scuole si difficoltà. impedisce, no, l'esercizio della fruizione di servizi importanti agli studenti, cioè i danni sono forti. Poi anche il piccolo furto, che naturalmente dal punto di vista giudiziari, i problemi in Calabria sono molto più importanti e sono altri, però Sicuramente. per una famiglia, no, che fa la riunione in casa per decidere che macchina prendere, poi compra questa macchina e fa la Con grossi rateizzazione, dopo sacrifici. 4 giorni la macchina viene sottratta, per una famiglia questo è un fatto No. significativo, quindi c'è una sicurezza anche, come dire, minima che va garantita. Mi ha molto impressionato la rapina commessa proprio a proposito di Cosenza su Corso Mazzini, che è il salotto buono della città. Non solo c'è il museo all'aperto, che è unico in Europa, dove ci sono opere per milioni di euro, ma ci sono una filiera di gioiellerie, di negozi importanti. Beh, alle 9:40 del mattino lì hanno fatto irruzione due rapinatori, hanno ferito una commessa.
Insomma, sono fatti che C'è impressionano questi. un'arroganza evidentemente che preoccupa, e poi pensiamo a tutti gli anziani. Io sono molto sensibile poi alla fascia, diciamo, più debole, agli anziani che vivono nel terrore di trovarsi in casa dei malviventi o di vedersi sottratti quelle poche cose che hanno, quei pochi soldi o qualche prezioso di famiglia. Vedremo come si evolverà. Di sicuro è giusto rendere conto anche di queste operazioni, perché appunto le operazioni antimafia sono importanti, ma per i cittadini sono importanti anche questi interventi che garantiscono la sicurezza quotidiana. Allora, ci spostiamo adesso a Riace. Vi avevamo parlato nelle precedenti puntate di Nera di Calabria dell'assurda vicenda che ha investito il sindaco di Riace, Mimmo Lucano. Lo ricordiamo, questo sindaco che è molto schivo, che non ama i riflettori a differenza di tanti altri sindaci, che ha costruito a Riace un modello di accoglienza, tant'è che è stato inserito nei 50 leader a livello mondiale dalla rivista Fortune, dalla rivista americana Fortune, che ha avuto il riconoscimento di Papa Francesco, che lo chiamano dappertutto. Beh, si era insinuato con un video postato sulla rete che lui pilotasse o gestisse in maniera illegittima gli appalti. Ha minacciato le dimissioni, cioè ha dato le dimissioni perché voleva il conforto dei cittadini. E il conforto dei cittadini, ma di tutta la Calabria e non solo la Calabria, è arrivato. E infatti c'è stata l'assemblea pubblica, Mimmo Lucano ha ritirato le dimissioni e finalmente, diciamo, finalmente si sono sgomberate queste nubi che veramente erano inopportune e incomprensibili su questo personaggio. Vediamo il servizio e poi, visto che tu lo conosci bene, Arcangelo, puoi dirci come l'ha vissuta Mimmo Lucano questa storia. Io stavo nella questa famosa registrazione, stavo solo spiegando alla giunta comunale, che non è quella che è qua, come valorizzare nel miglior modo possibile quelle risorse. Poche parole per spiegare il contenuto delle intercettazioni abusive pubblicate su YouTube. Il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, ha chiarito il senso delle frasi proferite agli ex componenti della giunta e attinenti all'utilizzo delle risorse destinate agli interventi contro il dissesto idrogeologico. Finanziamenti che, ha spiegato il primo cittadino, non sarebbero stati dirottati per opere diverse da quelle previste, ma sfruttati nel miglior modo possibile, valorizzando l'area oggetto dell'intervento attraverso la costruzione di strutture ricreative o sportive. Una lettura che spazza via i dubbi e le ombre sull'operato del sindaco, passato in breve tempo dagli onori delle cronache per la gestione dei migranti al fango che sommerge chiunque venga attaccato violentemente in forma anonima sul web con le più disparate accuse. Stavolta la reazione è stata forte. Le dimissioni di Lucano hanno provocato un'immediata levata di scudi in difesa del primo cittadino, inserito alla rivista Fortune tra le 50 persone più influenti del mondo e destinatario di una lettera di ringraziamento per la sua attività inviata da Papa Francesco. Il Consiglio Comunale di Riace ha respinto le dimissioni, confermando la fiducia a Lucano e chiedendogli di andare avanti nella sua azione amministrativa. Un finale quasi scontato, dopo le numerose dimostrazioni di solidarietà giunte dal mondo politico, una voce unanime che ha soddisfatto il primo cittadino del centro, definito dal presidente Oliverio un modello, un esempio virtuoso, che non merita di essere scalfito e infangato. Unica voce fuori dal coro, quella dell'ex vice sindaco Cimino, che con l'ex assessore Valilà fa parte delle voci registrate e pubblicate su internet. Il consigliere di maggioranza contesta al sindaco di averlo scaricato senza offrire solidarietà e convocare alcun consiglio comunale. Sulla vicenda adesso spetterà alla magistratura fare luce, visto che proprio Lucano ha presentato una denuncia contro ignoti per le diffamazioni ricevute. Arcangelo, è vero che c'è un'antimafia, purtroppo parlano i fatti, c'è un'antimafia di professione che ci ha riservato delle brutte sorprese, nel senso che abbiamo visto anche gente che ha utilizzato malamente questa funzione. Però di fronte a Mimmo Lucano noi abbiamo subito detto: questo è un caso, è una montatura, è un'infamia, non è possibile, proprio perché, conoscendo il personaggio, era logico immaginare che fosse un attacco al vetriolo, per denigrare questa personalità. Però
Guarda, io credo che se c'è una persona in Calabria a cui non possa essere imputato in nessun modo, per nessuna ragione, d'aver turbato gli incanti, quindi aver in qualche maniera gestito malamente degli appalti, aver condotto attività per finalità personali, aver tentato attraverso la politica di arricchirsi, beh, questo è Mimmo Lucano. Io non, cioè, non credo che un uomo che ha fatto tanto, ma tanto davvero, che si è speso e si spende per gli altri, non solo per gli extracomunitari, per i migranti, per i poveri, per gli No, indigenti, per ma proprio l'intera per la comunità gente, per il suo comunque, paese, e infatti. lo ha sempre fatto perché lui è ideologicamente così, cioè proviene da una storia culturale e politica che ha sempre testimoniato personalmente mettendoci la faccia, ecco, un uomo che a questo trascorso non credo possa essere messo in dubbio dal web e da nessun altro. Quindi riflettiamo bene su quello che sentiamo, perché o che viene postato riguardo a personaggi di questo valore, di questa caratura, perché succede anche con altri, no, questo, perché rischiamo davvero di infangare figure che non meritano di essere No, infangate. ma poi Io dire che penso sono che tutti Mimmo Lucano uguali sia un non va bene. orgoglio della Calabria, dell'Italia, e soprattutto sia una persona straordinaria per la sua umiltà, cioè Mimmo Lucano. O Infatti. fortune, o non fortune, o il Papa, o il Presidente della Repubblica, Mimmo Lucano in un modo era e in un modo è rimasto, Infatti, c'è sempre una persona Arcangelo, ma lo disponibile, si umile vede e massima. anche quando anche pudore affronta le telecamere, nel senso che a lui non piace il clamore, non gli piace. Deve andare, deve rispondere perché è diventato un personaggio noto a livello nazionale e internazionale, però non è sicuramente uno di quei politici che è alla ricerca della visibilità e lavora solo in funzione della visibilità, tutt'altro. Per cui Posso anche da raccontare un questo episodio di cui certo. sono testimone. Lui era relatore principale a Bruxelles, nella sede del Parlamento europeo. Io moderavo quell'incontro. Sai, andare a Bruxelles è un'occasione anche, no, per trascorrere 2 o 3 giorni, no, fuori, comunque si va, il viaggio è Si pagato, insomma, vede eccetera, anche la si vede. Ebbene, città. Mimmo Lucano intanto è intervenuto ed è stato un intervento magistrale nella sua semplicità di linguaggio, ma per i contenuti, è stato applaudito da questa platea in piedi, dopodiché, anziché restare lì, se n'è voluto tornare, c'è stato una giornata in tour, è arrivato, ha fatto il coso e se n'è Andato. andato, e ha detto me ne torno, no, io qua che c'entro, adesso almeno io qua che c'entro, torno a Riace che ho da fare, eccetera. Quindi questo è Mimmo Lucano, per cui tutti quelli che tentano di sporcarne indegnamente, indecorosamente, maldestramente, diabolicamente l'immagine, fanno un danno non a Mimmo Lucano, fanno un danno all'Italia, alla Calabria, a tutte le persone per bene come lui, che si spendano per le proprie città e soprattutto a favore del prossimo. Certo, allora anche da parte nostra rinnoviamo l'in bocca al lupo a Mimmo Lucano per le sfide che lo attendono, la nostra vicinanza, la nostra stima, la nostra ammirazione. Adesso cambiamo argomento, Arcangelo, e apriamo una bella parentesi partendo da alcune vicende che si sono verificate nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, che hanno fatto molto discutere a livello nazionale. Parliamo della vicenda del rapporto tra Chiesa, criminalità, istituzioni. Perché? Perché a Bari, ed è diventato un caso nazionale, un prete nel Barese, anzi, Barese, e a Grumo Apuleo, il parroco Don Michele Le Foglie ha affisso dei manifesti in cui invitava la cittadinanza, ecco lo stiamo vedendo, a partecipare ad una messa in suffragio di Rocco Sollecito. Chi segue Nera di Calabria sa bene chi è Rocco Sollecito perché vi abbiamo reso ampiamente conto del suo omicidio avvenuto a Montreal nel maggio scorso, dello scorso anno. È stato ucciso. Lui era ritenuto esponente della famiglia Rizzuto, sotto attacco, è stata per lungo sotto attacco, i suoi vertici sono stati azzerati, il capo carismatico Vito Rizzuto è morto per malattia nel 2013, insomma,
Rocco Sollecito, il cui figlio sembra sia reggente insieme al figlio di Vito Rizzuto della famiglia, è stato ucciso. Beh, nel suo paese si voleva fare una messa in suffragio perché uno dei figli era tornato, il parroco contentissimo ha fatto affiggere questi manifesti e pensava di fare la messa. Cosa succede? Che il questore interviene e proibisce la messa solenne per Rocco Sollecito. La cittadinanza si divide, tutte le televisioni si interessano, infatti abbiamo visto nelle immagini le riprese, se ne è occupato sia la RAI con il TG1 sia il TG5, ma anche tutti gli altri mezzi di informazione. Il parroco sostiene che bisogna pregare per i defunti. C'è invece il questore che parla di inopportunità, visto che questo è un esponente, ritenuto un esponente della mafia americana. Tu come l'hai vissuta? Perché poi vedremo nel corso della trasmissione, non sono episodi nuovi. Intanto Rocco Sollecito era, come sapete, pugliese ed era un esponente apicale della famiglia, della sesta famiglia del Canada, di Montreal. La sesta famiglia è stata fondata da Carmine Galante, braccio destro di Joe Bonanno, uno dei capi delle cinque famiglie di New York, negli anni 50. Rocco Sollecito faceva parte della commissione istituita dopo la morte di Vicky Rizzuto. Vicky Rizzuto era il capo storico di questa famiglia, prima di lui lo era stato il padre Nick, ammazzato nel 2012, e Vicky Rizzuto muore in carcere di morte naturale, viene nominata una commissione per gestire la famiglia. Famiglia che si occupa lì, questa famiglia mafiosa, del sindacato dei lavoratori. Sapete che in Canada la crisi non c'è, quindi si continua a Infatti. costruire. Si occupa dei sindacati del porto. Si occupa, diciamo, del traffico di tutta la droga, che arriva dal Sud America attraverso Montreal, e chi gestisce Montreal gestisce poi l'America, perché entra da È uno là ed arriva negli snodo Stati Uniti, arriva fino a fondamentale, New York la infatti. droga. Quindi un personaggio di primissimo piano. Il figlio, proprio in ragione dell'amore provato verso il padre e dell'amore che il padre provava verso la terra d'origine, è andato in questo paesino del Barese e lì ha incontrato il parroco, gli ha chiesto di celebrare questa messa. Il parroco non solo ha dato la disponibilità per la celebrazione eucaristica, ma addirittura ha inteso annunciarla con un Sì, manifesto. infatti lui è Questo nei manifesti insieme alla famiglia. già è una cosa. Il questore logicamente è intervenuto e mi domando, se non fosse intervenuto il questore ci avrebbe rimesso il posto, perché avrebbero detto: ah, un questore consente in provincia di Certo. Bari che venga celebrato un mafioso con una messa, addirittura con manifesti pubblici. Ricordate quello che è accaduto a Roma, ne parleremo tra poco Certo. con la famosa famiglia che fa il funerale con l'elicottero, la E banda, infatti eccetera, faremo no? una Ne parliamo. scorribanda in questi Quindi il funerali. questore giustamente interviene, tra l'altro. Il fatto che i questori, ormai è una, come dire, giurisprudenza, usiamo un termine improprio, costante, i questori in occasione di celebrazioni, di funerali, o comunque di riti che ricordano personaggi della criminalità organizzata mondiale, intervengono e vietano le manifestazioni o impongono che i Pubblici. funerali, per esempio, vengano celebrati all'alba. Quindi credo che il questore di Bari abbia agito in linea con le proprie prerogative e con una tendenza che tutti i questori d'Italia hanno ormai da una ventina d'anni. Si può dire, ma uno che muore ammazzato in Canada non ha diritto di avere una Ad messa in essere. suffragio. Per carità, questo è un altro discorso, ma fare una messa pubblica annunciandola con un manifesto, come se si trattasse della morte del Presidente degli Stati Uniti o, non so, del Presidente della Ecco, Camera forse è del stato più Canada, il clamore dato è alla sbagliato quello che ha situazione, fatto ma il io parroco. vorrei che i nostri telespettatori sentissero questa intervista realizzata, mi sembra, dal TG5 con il parroco Sì. e E lui si giustifica. Sentite cosa dice. non devo chiedere permesso a nessuno io, manca ai questori e a quant'altri, per poter celebrare una santa messa di suffragio. E veniamo dall'anno della misericordia. E quanto più uno è peccatore, più ha bisogno di suffragio e di misericordia. Ecco,
ha fatto rientrare il tutto nella misericordia. Sappiamo che Papa Francesco tiene molto alla misericordia, però forse qui si confondono due livelli, Arcangelo, perché nessuno vieta di pregare. No, attenzione, io voglio precisare, se no sembro in qualche maniera supposizione o transiste. Voglio precisare che un conto è celebrare una messa in suffragio privatamente, un conto è annunciarla con un manifesto dicendo che si fa una messa, invitando la cittadinanza. Attenzione, perché sì, il Papa raccomanda la misericordia, i parroci bravi a conclusione di ogni messa dicono siate misericordiosi, la messa Perdonate. È finita, andate in pace, siate misericordiosi, ma il Papa è pure il Papa che proprio in Calabria, nella piana di Sibari, scomunica i mafiosi, quindi qui il signor delle foglie mi pare che le, mi pare foglie, siano, sì. Le foglie siano cadute in questo caso. Sì, anche perché poi non ha celebrato nessunissima messa, il figlio di Sollecito Franco ha revocato a fronte di tutto questo ambaradan, ha revocato la messa, insomma si è fatta marcia indietro, sicuramente ha sollevato molti interrogativi questa vicenda, Arcangelo, perché poi non è neanche facile stabilire bene, per chi non conosce i fatti, stabilire bene chi abbia ragione, perché magari potrebbe sembrare, dici sì, va bene, questo oramai è morto in Canada, dicono una messa, qui magari lui era legato, i familiari ci tengono e quindi poteva anche passare, però come dicevi giustamente tu, il problema dov'è che ha sbagliato probabilmente il parroco è quello di mettersi in quel manifesto e dire che invitava i cittadini a partecipare alla messa quasi fosse un benefattore. Allora si prega per l'anima, però non si può non ricordare chi è stato Rocco Sollecito. Posso dire una cosa che può sembrare, lo dico da persona che certo non è atea, anzi il contrario. Un po' impressiona pure che magari per una messa di suffragio poi bisogna versare un obolo, perché la messa è una cosa... Questo dire, è un problema che ci chiediamo in tanti, anche io sono... No, mi domando se il figlio di Sollecito poi avesse pure versato magari un contributo. Ma sicuramente è obbligatorio, cioè è quasi obbligatorio. Io quando sono stata in Canada, non so qui come funzioni, perché qui io sono credente ma poco praticante, però sappiamo che quando si fanno celebrare le messe di solito si dà un'offerta. Quando sono stata più volte in Canada mi è capitato di assistere a delle funzioni religiose e lì c'era proprio il tariffario con le varie messe, il costo della messa per il battesimo, per il funerale, per ricordare l'anniversario. Quindi questo è un fatto assodato nella Chiesa. Io capisco che la Chiesa si deve sostenere con le offerte, però diciamo che se si lascia la libertà delle persone è meglio, se si vuole offrire qualcosa, se invece poi diventa, insomma, con il tariffario la trovo un po' che cozza con... Non ci sia offesa nelle mie parole, però no, insomma, no, voglio dire, mi sembrerebbe un po' strano che Gesù o Dio in persona guardassero alla come dire, ufficialità e credibilità di una messa se si è pagato o meno, cioè non lo immagino così. No, quindi, di solito dovrebbe essere un'offerta, perché sappiamo che la Chiesa si mantiene con le offerte dei fedeli, quindi dovrebbe essere questo. Allora, denaro, diceva, io cito un santo straordinario, perché era un uomo normale che si spoglia delle sue ricchezze e vive in povertà tutta la vita, ed era San Francesco d'Assisi, diceva che il denaro è lo sterco del diavolo, lo ricordo collettivamente. Certo, infatti su questo hai perfettamente ragione. Allora, questa vicenda di Rocco Sollecito, diciamo che non è un unicum, nel senso che noi più volte, soprattutto in Calabria, siamo stati abituati e siamo abituati a vedere ad esempio le ordinanze dei questori che impongono quando si tratta di esponenti della criminalità organizzata i funerali all'alba in forma molto ristretta, Arcangelo, perché? Perché non si vuole dare clamore e non si vuole consentire alle famiglie mafiose di ostentare il potere, perché noi ricordiamo alcuni funerali quando non c'era ancora questa sensibilità, mi ricordo uno dei De Stefano, mi sembra, o di Macri, che c'era una folla oceanica. No, era dunque il funerale, ci sono due funerali storici in Calabria, insomma, uno è quello di Antonio Macri,
il boss del mondo. Arrivano addirittura 4 voli charter tra Stati Uniti e Australia, e c'è una coda di macchine. Io ho pubblicato questa foto in un libro vecchio mio, si chiama Malandrini, e poi corone, cose impressionanti. Poi c'è l'altro funerale famosissimo, il funerale di Girolamo Piromalli, un altro funerale celebrato, un grandissimo sfarzo. A quell'epoca non si applicavano queste disposizioni. Infatti, perché allora noi eravamo abituati a quelle, ma sono anni, decenni, che di funerali, quando si tratta di esponenti della criminalità organizzata, pubblici non se ne fanno. Però è successo, ad esempio, ultimamente, poche settimane fa, un caso che ha fatto molto discutere a Platì. Però ve ne parliamo subito dopo la pubblicità. Allora, rieccoci in studio. Stiamo parlando di funerali, boss o comunque esponenti della criminalità organizzata, chiesa e forze dell'ordine. Perché? Perché spesso si incrociano questi elementi. Allora, abbiamo parlato della vicenda del Barese, della Pugliese, dove un prete voleva fare i funerali, una messa in suffragio di Rocco Sollecito, questo esponente di punta della famiglia Rizzuto, del direttorio che si è formato a gestire la famiglia Rizzuto, ucciso nel maggio scorso. Si è scatenato un pandemonio, il questore ha vietato la messa solenne, insomma, sono intervenuti il sindaco, il vescovo, la messa non si è celebrata, il prete comunque molto risentito, è rimasto sulle sue posizioni, ha obbedito ma non condivideva. Stavamo parlando di un caso anche calabrese, perché qualche mese fa, mi sembra ottobre, è successo un altro piccolo scandalo, chiamiamolo così. A Platì il prete decide di celebrare i funerali per la morte di un esponente, diciamo così, della famiglia Barbaro, Giuseppe Barbaro Ucenni, morto a 54 anni, era stato condannato a 5 anni nel processo Minotauro a Torino, e dopo essere stato trasferito a Vibo, viste le condizioni di salute, è morto. È morto, e quindi il parroco, che si chiama Don Giuseppe Svanera, ha pensato bene di fare il funerale normale, come un cittadino normale. Che cosa succede? Che interviene il questore di Reggio Calabria e vieta questi corteo, messa solenne e quant'altro, ma stabilisce che la messa deve essere fatta e celebrata, come avviene sempre oramai in questi casi, all'alba, al cimitero, e ristretta ai familiari. Dobbiamo dire che poi la messa all'alba è stata fatta, però c'erano oltre 100 persone. Il parroco non accetta questa ordinanza, la considera un'ingerenza, arcangelo, tant'è che prende carta e penna e scrive al ministro Alfano, presenta un ricorso parlando di messa in discussione degli accordi tra Stato e Chiesa, perché lui dice le messe vanno fatte per i defunti non hanno, diciamo, fedina penale, quindi bisogna pregare per loro, perché proibire queste cose. Insomma, anche il vescovo Oliva si è ritrovato ancora una volta in una situazione di grosso imbarazzo, perché ha detto: io non sapevo che il prete Don Svanera avesse presentato ricorso, però anche lui una botta qua, una botta là, arcangelo, perché ha detto comunque noi dobbiamo pregare per i defunti. Ma Don Franco Oliva è un'ottima persona, una persona equilibrata, un buon vescovo, una brava persona. Certo, questa cosa lo ha messo in dubbia difficoltà, e l'ha messa in difficoltà, torniamo al discorso di prima, perché con tutto il rispetto per il defunto, eccetera, che era stato scorrendo il ricorso, che era stato Barbaro, era stato condannato con sentenza definitiva per associazione mafiosa, e lo mette in imbarazzo il fatto, perché pure il vescovo, avendo poi una posizione apicale, naturalmente risponde al Papa, e siccome il Papa, proprio nella diocesi nella quale Don Franco Oliva prestava servizio prima, certo, di diventare vescovo di Locri, perché era a Cassano, proprio lì
il Papa ha scomunicato i mafiosi, cioè chi è mafioso è fuori dalla comunione di Dio, quindi assumendo una posizione che non era stata mai assunta nella storia della Chiesa, perché vedete Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi di Agrigento lancia un anatema, dice ai mafiosi pentitevi, un giorno verrà il giudizio di Dio, Convertitevi, non li esatto. scomunica. Papa Bergoglio quel giorno a Sibari cambiò il suo discorso, quindi non seguì il discorso che noi giornalisti avevamo, come Infatti, ricorderai, ci siamo e ritrovati disse con invece questa frase che andavano che ha gelato tutti, scomunicati. nel senso Quindi che la è stata la posizione prima volta. assunta dal parroco imbarazza il vescovo perché sembra una posizione in contrasto con quello che dice il Papa, Ma quindi è anche una situazione imbarazzante. con la linea adottata dalla Conferenza Episcopale Calabrese, Arcangelo, perché sono anni che adesso la Chiesa, diciamo, è molto più esplicita nel condannare l'andrangheta, le organizzazioni criminali, sta molto più attenta ai rapporti. Pensiamo che proprio lo stesso Monsignor Oliva ha avallato la decisione del parroco di un paesino di rifiutare l'offerta che era stata fatta da due imprenditori coinvolti in un'inchiesta proprio per cercare di limitare quello che in passato purtroppo si è verificato in maniera molto eclatante, questa sorta di accondiscendenza della Chiesa verso i criminali, vuoi per le offerte, vuoi per il potere esercitato. Bisogna dire una cosa, ecco, possono sbagliare gli uomini, cioè ci possono essere dei parroci che commettono degli errori. La Chiesa è una cosa molto più grande, cioè fa moltissimo per l'umanità, eccetera, no, non si deve confondere questa grande istituzione con gli errori dei singoli. Tuttavia, la Conferenza Episcopale Calabra ha preso posizioni nettissime prima dell'arrivo del Papa e subito dopo è diventata su posizione addirittura, come dire, inconciliabili con le organizzazioni mafiose. Quando all'epoca era presidente della Conferenza Episcopale Calabra, Monsignor Salvatore Nunnari, con Monsignor Vincenzo Bertolone ha continuato su Certo. questa linea, e devo dire un vescovo a Crotone, Monsignor Giuseppe Agostino, che poi divenne, era di Reggio originario, poi divenne vescovo anche di Cosenza, già negli anni Lui è 90 stato prese pioniere, posizioni infatti, su durissime queste contro le cose. organizzazioni mafiose. Quindi, la posizione assunta da questo parroco ha imbarazzato il vescovo Oliva, come tutta la Conferenza Episcopale Calabra, come la Chiesa intera, in questo caso sì, Certo. come istituzione, perché c'era questo precedente del Papa, cioè il Papa per la prima volta, al di là dei documenti della Conferenza Assolutamente, ma è Episcopale stata la Calabra, aveva prima detto volta cose che in maniera precise. esplicita ha parlato di scomunica. E se il Papa dice che quel tipo di persone vanno scomunicate, è legge, nel senso che va osservato. Poi comunque ricordiamo anche le battaglie che sono state fatte dopo gli inchini ad Oppidum Mamertina, la Fruntata, insomma c'è stato il dibattito nella Chiesa, però non svanera. Incurante di tutti, certo non ha potuto celebrare la messa, però come abbiamo visto ha presentato ricorso addirittura al ministro Alfano, perché allora a fine ottobre c'era ancora Alfano, chiedendo insomma che il provvedimento del questore venisse annullato, perché è considerato una vera e propria ingerenza. Lui dice: io non parlo di quello che succede al di fuori della Chiesa, ma nella Chiesa non mi possono impedire di celebrare una messa per un padre di famiglia, perché comunque questo qui era stato battezzato. Se poi era un 'ndranghetista o meno, questo lo devono dire i carabinieri, spetta a loro, non spetta a me. Ci sono 600-700 barbaro a Platì, quindi io non posso sapere tutti quanti chi sono, chi non sono. Io mi limito a pregare. Certamente, i parroci però conoscono bene la loro parrocchia, altrimenti non esercitano adeguatamente il loro ruolo. Io devo dire, proprio per ragione dell'importanza che i parroci hanno, ci sono dei parroci magari un po' più conosciuti perché fanno attività pubbliche, eccetera, ci sono dei parroci nei paesi che fanno miracoli e non sono famosi, quindi non Infatti, che confondiamo, fanno poi sono nell'ombra, persone infatti, lavorano bravissime, di nell'ombra, grande animo, di certo. grande impegno. Però, insomma, su alcune Sì, cose non si può fare un ricorso a misure interne senza informare il vescovo, perché si assolutamente, viola, infatti eccetera, non Monsignor si possono Oliva richiamare i questo l'ha patti condannato. lateranensi, i patti successivi per dire lo Stato non può ingerirsi perché non è così, non si può in qualche maniera così mettere in discussione la parola del Papa. Attenzione pure, torno sulle processioni. Le processioni
sono diventate un caso, insomma, nazionale, ma anche lì è stato assunto un provvedimento col quale io non ero, perché per fortuna adesso è decaduto, assolutamente d'accordo, cioè vietare le processioni nella piana di Gioia Tauro è stato un errore gravissimo, perché tu privi i fedeli di, come dire, una Di un forma, di un rito rito, di una che è forma tradizionale, di una di forma di devozione devozione molto forte, sentita, quando tra avresti l'altro. dovuto, scaricando la responsabilità sui fedeli, no, e lì bisognava che il vescovo, io la vedo così, per carità, la mia opinione Ma è assolutamente infatti. No, no, ma perfettibile, siamo diciamo, perfettamente il vescovo avrebbe d'accordo. dovuto riparo dicendo, signori miei, è opportuno che le processioni non si fermino in prossimità delle case come segno di riverenza E di il persone parroco, macchiate nel caso, di se gli sfugge di mano la Galileo. situazione, se ne va, come hanno fatto il sindaco a Come Oppidum Martina e il comandante dei carabinieri, nel senso che devono stare attenti loro lo sanno il percorso, e devono impedire che ci siano questi inchini. Ma vietare le bloccare per un processioni? anno le processioni, Due anni. 2 anni, è stata una cosa. Sono sempre posizioni. Comunque, questo parroco, Don Svanera Arcangelo, probabilmente non conosce bene la nostra realtà. Lui è bresciano, è arrivato qui soltanto un anno fa, dalla Colombia, direttamente dalla Sì, ma il Papa lo Colombia. conosce però, voglio dire, io credo che quello che dice il Papa un parroco Sì, lo sappia, e ma se no sai, sono magari che per far voglio capire ai dire. nostri telespettatori il perché poi ci sono questi parroci, magari un po' hanno un carattere, le personalità, esperienze diverse, perché appunto la maggior parte dei parroci poi lavorano nell'ombra e in silenzio e fanno davvero tanto. Questo parroco, tra l'altro, era già balzata all'attenzione dei media quando ha dato la sala, ha concesso la sala parrocchiale ad un gruppo di cittadini di Platì che manifestavano contro l'attuale ministro Minniti, perché quando ci sono stati gli attacchi a Molenbeek in Belgio, gli attacchi dell'ISIS, lui aveva paragonato Platì, insomma, a Molenbeek in Belgio, che è un'enclave islamistica, insomma, e dove c'erano i terroristi. Questo parroco, sentite cosa ha detto a Sat 2000, questa la TV Vaticana, nel giugno scorso, appena arrivato a Platì, come lui si è approcciato a Platì, perché forse riusciamo a comprendere anche il perché di questi atteggiamenti. Inizialmente mi è sembrato di essere tornato a casa, mi sono sentito bene a Platì, perché ricordo il primo mural, quando Platì spara, San Luca impara, primo mural a Bovalino, poi dico qui a Colombia, poi Ha sono riconosciuto qualcosa. andato più in su, ho trovato la scritta Platì, dove dire, è stata perforata dal pallottole, dico siamo in casa, mi sono trovato subito assolutamente bene. Perché è una terra di missione, praticamente. Non lo so perché ho visto, mi è sembrato Colombia, francamente mi sono trovato a casa. Invece comunque ho avuto una grandissima delusione perché da fine settembre a oggi, io a Platì sto in vacanza, è bellissimo, ci sia un sacco di buona gente, c'è un'accoglienza stupenda, non c'è stato un morto, non ho visto nessuna rissa, Meno io a male. Platì mi sto trovando veramente molto Ecco, bene. ci spieghi. Ecco, Arcangelo, lui forse è venuto da una lunga esperienza in Colombia, forse quello gli è sembrato familiare il fatto dei proiettili e di tutto il resto, però non ha visto questo clima pesante che ci può essere a Platì. Ha detto: non ho visto nessun omicidio, per fortuna no, la mafia non sta ammazzando come prima. Ma io non voglio criminalizzare tutta Platì, conosco quelle zone, vengo da lì, cioè non voglio dire cose, però Platì è un posto difficile, Certo, dove è ma lui stato difficile fare le elezioni comunali pure. infatti abbiamo Cioè è un visto che posto cosa è che come successo. dire, è diventato famoso negli Però anni Don che sequestri Svanera di forse si è persone. approcciato in Ma per maniera carità, ma c'è un tanta po' più buona che sono tutti leggera, no? delinquenti, però certamente deve tenere Non. presente Don Svanera che il Papa, non io né tu nello Stato italiano, il Ecco, Papa ha dato delle lui deve rendere indicazioni, conto al né si Papa. può, perché non è in Colombia, né si può scrivere al Ministro degli Interni senza informare il povero vescovo di Locri, Don Franco Certo, Oliva, il anche perché è quale un atto ufficiale, come dire, salta Arcangelo, una di cui gerarchia, quindi ne non è risponde possibile. comunque la Chiesa. Ed è stato molto duro il procuratore Cafiero de Raho rispetto
a questa vicenda, perché ha detto noi proibiamo queste cose perché non è giusto dare l'opportunità alle cosche di ostentare il loro potere, di costringere le persone a partecipare quando ci sono messe così solenni o aperte, pubbliche, costringere le persone ad andare ad ossequiare e ad omaggiare questi. Sai qual è, posso dire una cosa, sai qual è l'errore che io ravvedo? Intravedo sia nel comportamento di Svanara che nelle vicende precedenti che riguardavano il parroco pugliese. Cioè, se uno sbaglia o comunque fa una cosa magari con superficialità, eccetera, poi deve avere il buon senso di tornare indietro e non parlare troppo. Sì, perché soprattutto dopo che si alzano questi polveroni. Questo protagonismo successivo danneggia tutti, cioè hai sbagliato. No, non continuare a fare delle cose, sennò davvero quello che succede, allora tutta Platì diventa una città di mafiosi, infatti, tutto il paese pugliese sembra un paese favorevole ai mafiosi del Canada, non è così, però se uno fa così poi le conseguenze sono, uno sbaglia, gli si dice, può pure dire io no, penso di non aver sbagliato, però siccome le tue autorità superiori ti dicono che hai sbagliato, basta, cioè evita di alimentare questa situazione imbarazzante. Anche perché poi credo che i parroci, come dicevi tu, sono inseriti in una gerarchia, devono obbedire, hanno prestato voto di obbedienza, per cui anche se a malincuore devono obbedire. E il procuratore Cafiero De Rao faceva, a proposito di queste cose, faceva riferimento a quanto successo a Roma, perché non dimentichiamo che siamo finiti su tutti i media del mondo con i funerali di Vittorio Casamonica, addirittura c'era lo striscione davanti alla chiesa, il re di Roma, Arcangelo vestito, Casamonica vestito da Papa, questo era il boss dei Rom, insomma, si sono presentate nel centro di Roma delle carrozze, dovremmo vedere le immagini, delle carrozze con pennacchi, la banda che suonava, che intonava il padrino, sulla facciata della chiesa questi striscioni incredibili che ricordavano, che esaltavano Vittorio Casamonica, ed è successo anche lì un casino, passatemi il termine, perché poi polemiche, proteste, nessuno si era accorto che arrivasse questo mega corteo, e insomma. Beh, questa qui dobbiamo anche differenziarle dalle cose. Sì, no. Voglio dire, un conto è la mafia, la sesta famiglia canadese, un conto è l'Andrangheta, un conto sono i Casamonica. Certo. Questa a me sembra una grande pacchianata. Veramente di cattivo gusto, ricordo pure che volteggiava un elicottero. Sì, l'elicottero, lo stesso, quindi, che guardate, poi era lo stesso. Cioè, io in Calabria queste cose non le ho mai viste. Ma guardate, buttando petali di rose. Di rose, insomma, appunto, la musica del perché padrino. Perché poi si arriva anche a questi estremi, però anche questo funerale ha fatto molto. Sì, molto scandalo, anche perché non te lo aspetti nel Lazio, certo. No? Però voglio dire. Però lì sono mancati i controlli, Arcangelo. Se i nostri questori sono così attenti anche alla celebrazione di una messa, e dobbiamo dire che a Roma purtroppo c'è stata molta, molta distrazione, perché addirittura i vigili urbani hanno visto questo corteo e sembra che lo abbiano in qualche modo scortato, perché poi tutti hanno scaricato la responsabilità, ma era impossibile che nessuno sapesse che arrivasse questo, oppure il parroco gli ha fatto mettere quegli striscioni, dice ma io non sapevo, io dovevo fare solo un funerale. Insomma, si passa da un eccesso all'altro. E a proposito, e chiudiamo quest'ampia pagina dedicata ai funerali, ai riti funebri nell'ambito della criminalità organizzata, facendovi vedere cosa succede in Canada, a Montreal ad esempio, perché se quella di Roma è stata una pacchianata, come l'hai definita tu, ma bisogna anche capire la cultura Rom, sono sempre esagerati in tutto, Arcangelo, nell'ostentazione. In Canada i funerali dei boss si celebrano tranquillamente, qui stiamo vedendo quello di Vito Rizzuto. Junior. Il grande Vito Rizzuto, perché io li ho messi insieme sia Vito, perfetto, Rizzuto che Nick Rizzuto il padre, perché Vito, Nick il padre e Nick il figlio di Vito
che è stato anche lui ammazzato, tutti e tre hanno avuto la bara d'oro e ha fatto molto discutere, insomma. Però in Canada, qui siamo a Montreal, la gente partecipa, tutti gli affiliati partecipano tranquillamente e anche qui c'è questa grossa solennità nei funerali. Ora lasciamo perdere la bara d'oro perché quella è a discrezione della famiglia, nel senso che si vuole dimostrare di essere straricchi, si prende la bara d'oro, però comunque c'è sempre un grande affluire di persone, ci sono le corone, ma perché comunque in Canada ovviamente la mentalità della società canadese, seppur ha preso consapevolezza della presenza della 'ndrangheta, ancora non li considera pericolosi pericolose queste iniziative pubbliche. Anzi, devo dire, Arcangelo, che loro le utilizzano molto per, come credo si facesse anche qui prima, per individuare, fotografare le persone che vi partecipano, quindi cercare di avere un'idea ancora più precisa di chi può essere o meno affiliato alla famiglia, perché ci va, insomma. Beh, da un punto di vista investigativo sì, è una utile. Logica, però sembra poi ingenuo quello che fanno i membri della sesta famiglia. Cioè, io non credo che come dire, tutti siano andati lì perché non sono ingenui, sanno benissimo la Polizia Federale sui tetti li fotografa, come sanno benissimo in Calabria in occasione dei funerali ci sono i controlli per sapere chi va, chi non va, eccetera. Spesso si manda qualcun altro che porta le condoglianze per evitare. Per far capire comunque. La cosa differente, sostanziale, qual è? Che mentre a Roma abbiamo visto la musica del padrino, l'elicottero, gli striscioni davanti alla chiesa, qui abbiamo visto una bara d'oro, delle corone, delle macchine nere che in corteo se ne vanno. Sì, anzi, molta... C'è una cosa completamente diversa. La bara d'oro è il simbolo, ovviamente, del potere, della luce che splende, che continua a splendere anche dopo la morte. Questo è il significato di quel funerale. Bisogna anche dire, tuttavia, che evidentemente pure i parroci a Montreal sono distratti, perché anche qua... No, perché i parroci, qui non è una questione poi legale, di Stato, i parroci sono soggetti a quello che ha detto il Papa. Sicuramente. Attenzione, e lì c'è qualche cardinale, perché Montreal mi pare sia sede cardinalizia, che deve stare un po' più attento, perché se Papa Jorge Bergoglio vede una cosa del genere, e io non so come comunque finire. Consideriamo che questi sono stati celebrati, quello di Vito Rizzuto nel 2013, nel 2013, Papa Francesco la scomunica arriva dopo nel 2014. E in ogni caso, comunque, noi abbiamo visto, quando abbiamo parlato dell'omicidio di Rocco Sollecito e gli altri omicidi che ci sono stati dopo, nel periodo tra giugno e luglio a proposito, Montreal, uno viene ammazzato, uno in un bar, perché viene scambiato per un altro esponente della sesta famiglia, e perché ha la stessa corporatura e frequenta lo stesso bar dopo la morte di Sollecito, e quello che era il vero obiettivo si salva perché era andato al funerale di Sollecito. Al funerale di Sollecito, infatti comunque sempre lì a Montreal i funerali li fanno di giorno, tranquilli, non all'alba e in maniera come si fanno da noi così, molto più riservata. Comunque il Papa è unico, ma poi le interpretazioni sulla Chiesa e le esplicitazioni sono anche diverse a seconda delle realtà. Insomma, Arcangelo, chiudiamo questa ampia pagina, credo che abbiamo dato ai nostri telespettatori anche un'idea e un'occasione di riflessione quando sentono queste notizie, perché spesso si rimane anche un po' disorientati di fronte a questi atteggiamenti, di fronte a queste vicende. Allora, adesso parliamo, prima di chiudere, del processo Black Money che si sta celebrando a Vibo Valentia, un processo che ricordiamo è balzato all'attenzione delle cronache soprattutto per le brutte minacce rivolte al PM Marisa Manzini, perché la Manzini è procuratore aggiunto di Cosenza, però ancora sta seguendo i processi che aveva istruito quando era a Vibo Valentia, tra cui questo Black Money, e in aula è stata aggredita pesantemente da uno degli imputati, Pantaleone Mancuso, così come è stato aggredito il pentito Andrea Mantelli, e anche lì insomma ci sono stati momenti di tensione. Poi al processo è stata accompagnata, dovremmo vederla nelle immagini, la Manzini, e dal procuratore capo di Catanzaro,
Gratteri, Nicola Gratteri, proprio per mandare un messaggio forte. Allora, che cosa è successo? Che intanto al termine della sua requisitoria Marisa Manzini ha chiesto condanne per 219 anni, quindi condanne abbastanza pesanti. Arcangelo, ai maggiori esponenti della consorteria, di questa consorteria capeggiata dai Mancuso. E poi che cosa c'è stata anche, è venuta fuori, è stata pubblicata e resa nota la motivazione con cui la Cassazione ha rigettato la richiesta di spostare il processo che era stata avanzata dai legali di alcuni degli imputati. Ed è interessante quello che scrive la Cassazione, perché si era parlato di clima ostile agli imputati, di un contesto anche per le pressioni mediatiche che potevano influenzare i giudici. Ebbene, è importante, la Cassazione ha stabilito che intanto il diritto di informazione è sancito dalla Costituzione e che fa parte della democrazia, quindi è giusto che i giornalisti, gli organi di stampa seguano questi processi e rendano conto di questi processi, per cui nessuna pressione mediatica potrebbe giustificare lo spostamento o trasferimento in altra sede dei processi. E in ogni caso, se basta una campagna mediatica, diciamo così, in un certo modo per far spostare un processo, possiamo pensare che tutti i processi potrebbero essere spostati solo per questo. E insomma, e poi il fatto che le aggressioni, il clima di tensione che si è verificato all'interno di alcune, durante alcune udienze, come l'aggressione a Mantella o alla Manzini, Arcangelo, non sono motivo per spostare il processo, perché anche qui la parte difensiva potrebbe orchestrare le cose in maniera tale da richiedere poi comunque il trasferimento. Io credo che i colleghi che si sono occupati di questa vicenda, io ne cito uno che è una persona che stimo molto, un grande giornalista, Nicola Lopreiato della Gazzetta del Sud, abbiano esercitato il loro ruolo appieno. È successo che in effetti il boss Pantaleone Mancuso abbia pesantemente insultato in aula il pentito Andrea Mantella e poi si sia rivolto in maniera poco elegante, usiamo un eufemismo, nei confronti del procuratore, in quella fase procuratore della distrettuale Marisa Manzini, in maniera appunto poco elegante. I giornalisti hanno ricostruito questa vicenda come il loro dovere fare. Se questo basta a spostare un processo, beh, dovremmo rivedere decine e decine di processi, perché in tutti i processi sono successi fatti gravi. Io mi ricordo fatti molto seri risalenti agli anni 80, quando addirittura a un certo punto venivano messe le bombe sotto le macchine o nelle case degli avvocati perché non esercitassero il loro ruolo. Perché i mafiosi volevano che i processi venissero spostati, certo, e cioè sono successi fatti gravissimi. Se basta poi la titolazione dei giornali, la Cassazione ha esercitato il ruolo che il nostro sistema le dà, e noi davvero, lo dico da giornalista, siamo grati ai giudici della Cassazione per la decisione che hanno preso. Infatti. E su questo ci salutiamo, grazie ad Arcangelo Badolati, caposervizio della Gazzetta del Sud, grazie a Luca Chiti in regia, grazie a voi. E come sempre noi ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.